Un saluto a tutti i nostri ascoltatori e benvenuti alla seconda puntata dedicata a scoprire e riscoprire il Friuli Venezia Giulia. Stiamo trasmettendo dalla Web TV di Esploraiama, dal Retro Space di Città Fiera e oggi andremo con i nostri due super inviati in due meravigliosi parchi, perché di parchi parleremo. Uno è in comune di Cividale ed è il Bosco Romagno e l'altro è il Parco di Beato Bertrando che si trova a Martignacco. Innanzitutto io do il benvenuto ai nostri due inviati da Martignacco a Elbrich Bros. Buongiorno Buongiorno. Elbrich Buongiorno. e da Cividale Bosco Romagno il nostro Romano Paludniak. Buongiorno Eccomi. Romano. Siete in Eccomi, due buongiorno a posti tutti, ciao. incantevoli. Vedo che siete in due bellissimi posti. Oggi c'è il sole. Tra l'altro, la nostra puntata è dedicata al colore giallo. La prima puntata, se vi ricordate, era dedicata al rosso, rosso passione, rosso fuoco. E questa è dedicata al giallo ed è dedicata al giallo proprio perché trasmettiamo, tra l'altro, da Cividale, dal mitico Forum Iuli, e il giallo riprende il logo del Friuli Venezia Giulia, questa bella aquila gialla luminosa. Allora, io direi di partire proprio da Cividale, di partire proprio dal Bosco Romagno. Tra l'altro, io vedo che voi due siete attrezzati, siete in bicicletta perché in questa puntata parleremo di cicloturismo e quindi approfondiremo anche il cicloturismo, questa bellissima attività sportiva, e quindi io partirei proprio da Romano. Romano, Sì, tra ciao a l'altro, è tutti. una bella guida, parte subito armato. Sì, esatto, perché oggi sono lontano dalla mia partner, da questo punto di vista di questo viaggio, che è Elbrick, che si trova nel comune di Martignacco. Come sappiamo, bisogna rispettare le regole di stare nei comuni. Quindi io mi trovo nella frazione di Spessa, che si trova nel comune di Cividale del Friuli. Stamattina sono partito da Cividale, quindi ho percorso i miei 8-9 chilometri per arrivare qua. Adesso arrivo ancora con un trattore perché qua ci sono pieno di filari di viti, di vino, buon vino, Ti Quindi faccio diciamo che la vedere. giornata di sole invita a correre in bicicletta. Tra l'altro ci scusiamo, ma essendo Romano in un posto fuori, quindi in un bosco, in un posto all'aperto, diciamo che non è al massimo il collegamento, però si capisce molto bene le belle cose che ci Sì. dice, si capiscono molto bene le belle cose che ci racconta. Allora, Vero Romano? dicevo, sì, certo, ecco, allora, per tornare al discorso di prima, che dicevo che mi trovo da solo e lontano da Elbrick, quindi mi sono munito della guida, una guida che così vi racconto due curiosità. La curiosità è che comunque questo parco del Bosco Romagno arriva dal nome Longobardo, il nome era Arimanno, Parco Arimanni. Arimanno era un guerriero che adulto e celibe. E questa è un po' la storia che ha contraddistinto questo parco, che però ha visto anche poi, quindi questo nome è stato mantenuto fino al periodo della Seconda Guerra Mondiale, no? Qua vediamo anche un ricordo di alcune persone che sono state sepolte, no? E quindi ha una storia lunga. È un parco naturale e ricreativo. Dopo mi sposto con la bici per farvi vedere anche la zona ricreativa, perché è un parco magnifico dove c'è anche molta fauna, ma soprattutto si può fare anche sport all'aria aperta, outdoor, perché è molto attrezzato.
attrezzato non solo per lo sport, ma anche per un'area giochi per i bambini e con tantissimi attrezzi e immersi completamente nel verde. Qua il parco mi trovo al confine. Corno di Rosazzo e Prepotto. Ecco, abbiamo avuto quindi un piccolo problema. Allora, quindi Romano ci sta appunto raccontando che il parco è bello, attrezzato, quindi per le famiglie, famiglie con bambini, la possibilità di avere un parco giochi, di poter fare fitness, di poter fare ginnastica. Adesso io mi sposterei invece ad un altro meraviglioso parco, a due passi da casa, perché noi siamo qui a Martignacco, a Citafiera. Proprio qui a due passi c'è il bellissimo parco Beato Bertrando, vero Elbri? Buongiorno, esattamente, io mi trovo nel parco di Beato Bertrando, che fu uno dei famosi patriarchi di Aquileia che visse nel XIV secolo. Il parco si trova appunto nel comune di Martignacco, tra la frazione di, diciamo, Coloredo di Prato e Nogaredo di Prato, e anche vicino a Passian di Prato, addirittura un pezzettino del parco va oltre il confine e va nel comune di Passian di Prato. È un parco bellissimo, molto molto grande, sono in tutto più di 220 ettari e si trova sul lato sud di Martignacco. Il parco è stato, diciamo, inaugurato ufficialmente dal comune di Martignacco nel 2002, se non sbaglio, ed è stato un progetto per far conoscere meglio anche tutti i tipi di diciamo biodiversità, che tutti i tipi di animali, uccelli, insetti, varie specie di vegetazione che si possono trovare in questo parco. Perché il parco, diciamo, si trova in una zona dove il torrente Lavia, di cui vi parlavo durante la scorsa puntata, scompare. Il terreno qua è molto impermeabile, cioè è molto, diciamo, fa scendere l'acqua nel terreno, è un terreno molto ghiaioso, e quindi qua scompare il torrente. Quindi è un'area molto secca che non è quasi mai stata coltivata dall'uomo. Quindi ci sono circa 30 ettari all'interno di questi 220 ettari di campi, prati, che non sono mai stati coltivati, e quindi si possono trovare tante spezie di vegetazione, arbusti, cespugli, fiori, alberi, che crescono qua da migliaia di anni, addirittura da quando i romani hanno iniziato a imboscare questa zona. Quindi è una zona, è un parco sicuramente molto bello, anche questo è recente perché è stato realizzato da poco, e c'è la possibilità anche in questo caso di poter scoprire sempre cose nuove, quindi bisogna fare i complimenti anche all'amministrazione comunale che ha dato vita a questa nuova iniziativa. Il Bosco Romano esiste da un po' più di tempo, vero Romano? Eh sì, è una storia lunga, ha 53 ettari, molto ampio, molto vasto, e dietro di me c'è un'altra tabella, perché è fornito di una tabellonistica molto, molto attenta a quello che per illustrare quello che si trova qua, quindi mi trovo in una zona dove c'è il pioppetto, ci sono molti alberi come si vede, quindi è tutto pulito, comunque il parco molto bello, ci sono varie stradine che permettono appunto di poter circolare sia in bici che a piedi, no? E quindi è un'immersione veramente molto bella nel verde, nella natura. Quindi un passo, immergersi proprio nella natura, anche qui con diverse possibilità, come si diceva prima, no? Belle camminate, andare in bicicletta. E per quanto riguarda la bicicletta, Romano, anche tu Elbrecht, voi con che biciclette siete? Perché sappiamo che ci sono diverse tipologie di biciclette, no? Per gli appassionati. Allora, qua parliamo di cicloturismo, quindi ci si sposta per scoprire molte cose belle, no? che troviamo sia della città, dei centri storici, sia la natura, che abbiamo molte cose belle qua nel territorio. Le bici possono essere di vario genere a seconda dell'uscita, del tracciato che
che comunque viene tracciato e ideato da noi. Quindi io oggi sono con una bici molto semplice, una bici comunque mountain bike che mi permette di fare anche strade comunque bianche per evitare appunto le forature, ma in questo parco si può tranquillamente arrivare da Cividale anche con una city bike, no? Queste sono le varie possibilità. Chiaramente a seconda del percorso, come dicevo, si può anche poi noleggiare una bici che può essere anche un e-bike o una gravel che ti permette di andare comunque di fare anche lunghi viaggi, perché ricordiamo che qua a Cividale Friuli, come in altri posti, può essere solo l'inizio di un percorso, di un viaggio anche fatto di più chilometri, no? Bene, tra l'altro io passerei adesso a Elbrick. Tu con che bici sei? Perché tu hai un'altra bici diversa da quella di Romano invece. No, io ho una bicicletta, la mia bicicletta, la mountain bike muscolare, quindi non una e-bike, anche perché qua diciamo il parco Beato Bertrando non, è abbastanza piatto, non ci sono collinette, siamo ai piedi delle colline moreniche che iniziano più o meno a Santa Margherita del Gruagno, ma qua il terreno è piatto, quindi non si fa fatica a pedalare. E ci sono all'interno del parco ben 26 chilometri di stradine bianche, ghiaiose, però comunque essendo piatto si può anche benissimo farlo con una city bike. Io sono venuta con la mia mountain bike perché diciamo è la mia bicicletta che uso sempre, ma volendo si può anche usare una city bike. Quindi da casa mia, io abito dall'altra parte di Martignacco, per venire qua ho impiegato 6 chilometri, quindi volendo, partendo dal centro di Martignacco, facendo tutto il giro del parco, si può anche divertirsi per un trentina di chilometri, senza cambiando sempre paesaggio. E Elbrick, ci dai due cenni storici sul perché il parco è stato intitolato al... Allora, lo faccio molto volentieri, però vorrei un attimino spostarmi di circa 100 metri per spiegarvi qualcosa in più su perché questo parco si chiama Beato Bertrando, mi vorrei spostare verso un approccio particolare. Ecco, quindi allora, mentre Elbrick si sposta un attimo... esatto. Non so se magari Romano, che si trova in quella location meravigliosa del Bosco Romagno, vuole magari farci vedere anche qualcos'altro, perché noi stiamo parlando, ma ci piace anche tanto vedere dove siete, questi bei posti. Ecco, intanto vedo Elbrick che si sposta. Non Romano, so se riesci a vedere. Se mi ha permette... qualche problema di collegamento, ma è comprensibile, allora, perché all'aperto. Ecco, Elbrick molto meno. Sì. Ah, ecco. Allora, volevo dirti, Elena, che dietro di me, vedi quel grandissimo albero? Bello. Elena, vedi quel grandissimo albero dietro di me? Sì. Quello lì è anche quello, è un simbolo di questo parco, si chiama la Grande Farnia, che è un albero secolare che prossimo mese, dicembre, compie 100 anni ed è uno dei 40 alberi secolari ancora presenti nella nostra regione, in tutto il Friuli, Venezia Giulia. Quindi un albero secolare che è rappresentativo, proprio non penso che ce ne siano tantissimi, no, rimasti ormai. No, e mi pare che è stato piantato qua da qualcuno di Passiano di Prato proprio nel dicembre 1920, quindi tra poco compie 100 anni. Mi è arrivata in questo punto speciale, mi trovo davanti a un cartello che dà delle spiegazioni su perché si trova qui una croce particolare. Aspetta che mi sposto, questa croce qua, un croce molto significativo anche per l'Università di Udine, adesso vi racconto perché. Allora mi trovo su una strada antica, la strada di
treviziana che praticamente partiva da Treviso a Udine nel Medioevo, e lungo questa strada è stato trasportato il patriarca Bertrand di San Genesio in fin di vita. Allora ci sono due fonti diverse, c'è chi dice che era già morto, c'è chi dice che era proprio in fin di vita e che morì proprio in questo punto dove hanno poi dopo più tardi messo questa croce. Era un patriarca già molto anziano, e un giorno, il 6 giugno 1350, durante un agguato, fu coltellato dai vari nobili, questo agguato era stato organizzato dal conte di Gorizia, perché il patriarca era un uomo talmente potente, aveva sia il potere spirituale che temporale, e erano stufi questi nobili della sua, diciamo, potenza, anche il fatto che dovevano pagare un sacco di tasse, insomma, non erano contenti e hanno deciso di ucciderlo. E l'hanno, diciamo, accoltellato presso il paese San Giorgio di Reichenwalde mentre stava rientrando da Padova. Allora, si dice che fu messo su un carro per trasportarlo al castello di Udine, dove era la sua residenza, e che o morì in questo punto, o comunque, anche se era già morto, sì, il carro si ferma qua. E quindi questo famoso patriarca era per quell'epoca molto, diciamo, in avanti, perché ha fondato in Friuli anche la prima università, ancora quindi all'inizio a metà del 300. E quindi per questo motivo ogni anno vengono qua dei studenti dell'Università di Udine per rendergli omaggio. E per questo motivo questo parco si chiama il Parco di Beato Bertrando, per ricordare la morte di questo famoso patriarca Bertrando di San Genesio, e il suo corpo lo potete trovare nella seconda cappella laterale sulla sinistra all'interno del Duomo di Udine. Bene, Elbrick, ti ringraziamo, sei stata veramente molto ma molto precisa. Adesso abbiamo delle informazioni in più e comunque nostro quello di andare di persona quando ce ne sarà necessità, e i tempi ovviamente lo consentiranno, di poter andare ad esplorare, a scoprire questo meraviglioso parco che si trova proprio a Martignacco. Tra l'altro vedo che Romano è riuscito a rimettersi in collegamento con noi e ha uno spettacolo, un panorama splendido dietro di sé, vero Romano? Sì, ecco, mi sono spostato perché qua appunto il segnale va e viene, siamo giustamente immersi nel parco, che è una meraviglia, e quindi così. Allora, il parco ha tre entrate, appunto perché confina con tre comuni, no? E quindi qua vediamo una meraviglia, si può accedere da più punti e si può spaziare. Ci sono varie aree ricreative, come dicevo prima, sia per i bambini, dove ci sono anche tavolini, sedie, e c'è anche una curiosità, c'è una panchina realizzata da una falegnameria di Fusine che ha recuperato un albero, visto che alcuni anni fa c'è stata quel problema che da molti alberi erano caduti, e è stato quindi recuperato un albero e hanno fatto una panchina dove si può sedere, e c'è anche una sorta di biblioteca, uno può appunto trovare dei libri, prenderli e poi leggerli e riportarli, oppure leggere tranquillamente lì immersi nel parco. Grazie Romano, anche a te. Io direi che abbiamo ormai concluso, ed è un peccato perché ci sarebbero tantissime altre cose da dire, ma lo faremo nelle prossime puntate. Tra l'altro ci auguriamo che prossimamente ci si possa anche spostare, quindi con la possibilità veramente di poter andare nei posti più belli e di girare tutta la nostra meravigliosa regione. Grazie a Romano Palutniak dal Bosco Romagno. Ciao Romano. Grazie, ci vediamo alla prossima sempre On The Road. E grazie alla nostra guida turistica, la nostra Elbrick Boss. Sì, grazie Elbrick. Posso aggiungere una cosa? Certo. Allora, se la prossima puntata mi dovrei ancora trovare nel comune di Martignacco, vi darò un'anteprima che ho saputo io stesso dal sindaco Gianluca Casali di Martignacco, ma sarà per una prossima puntata.
Quindi nella prossima puntata Elbrich ci darà una bella anteprima sempre sul comune di Martignaco. Bellissimo, perché sì, voglio dire, scoprire tante cose che magari non sapevamo in un comune vicino è molto bello. Quindi grazie, grazie ai nostri inviati, grazie ai nostri ascoltatori, dalla Web TV Esplora e Ama, qui da Reco Space di Citafiera, alla prossima puntata di Scoprire e riscoprire il nostro meraviglioso Friuli Venezia Giulia. Ciao a tutti, alla prossima. Alla prossima, ciao. Ciao.